Ciao! Come forse qualcuno di voi avrà notato, da qualche giorno il nostro canale ha raggiunto quota 3.000 iscritti. Sicuramente non è un numero così importante, soprattutto se paragonato con i numeri di altri canali YouTube. Se consideriamo però che questo è un canale di modellismo ferroviario, per di più in lingua italiana, sicuramente il numero raggiunto non può che essere lusinghiero, per me personalmente lo è. Soprattutto fa piacere quando diversi di voi mi contattano e mi confidano che hanno rispolverato magari il loro vecchio plastico che languiva in cantina o in soffitta proprio grazie a questi video, oppure alcuni hanno iniziato la loro avventura nell'hobby del modellismo ferroviario grazie a questo canale e ai consigli che cerco di dare ogni volta. E i consigli stessi sono stati utili per la progettazione, la realizzazione di alcune parti dei vostri plastici, e questo sicuramente fa molto piacere, e devo ringraziare tutti coloro che fino adesso ci hanno seguiti, perché ovviamente il successo del canale dipende esclusivamente da voi che ci state a guardare in questo momento, e lo avete fatto e spero lo facciate in futuro. Molti canali YouTube, quando arrivano ad un traguardo più o meno grande, propongono normalmente dei contenuti extra, dei concorsi, chi più ne ha più ne metta. Io ho pensato di coinvolgere chi vorrà di voi, chiedendovi di inviarmi al link che vedete in descrizione, alla mail che vedete in descrizione, di inviarmi alcune foto o video dei vostri progetti, delle vostre realizzazioni. Questo perché innanzitutto è un modo per ringraziarvi e per portare alla, tra virgolette, notorietà alcuni vostri lavori. Sia perché l'idea è quella magari di, dietro vostra richiesta, rispondere ad alcuni quesiti, cercare di risolvere alcune problematiche oppure dare dei giudizi sulle tecniche che avete realizzato per quel tipo di plastico o di diorama. Gli altri modellisti che seguono il canale poi ovviamente potranno commentare il video dando dei giudizi o dei consigli. È un modo quindi per coinvolgere un po' tutti e rendervi più partecipi alla vita di questo canale. Quindi se lo desiderate potete inviarmi una mail con i vostri lavori e vedrò di organizzare dei futuri video. A questo punto, quando si arriva ad un traguardo, ci si guarda indietro, ma sicuramente ci si guarda avanti. Il canale continuerà a realizzare dei video tutorial come siete abituati a vedere, cercando però di ogni tanto dare un po' più l'accento alle ferrovie reali. Cosa intendo? Ovviamente non creerò dei video di ferrovie reali così a sé stanti, perché ci sono già degli altri canali che lo fanno egregiamente. Ci sarà sempre un trade union tra le linee reali ed il modellismo. Vedremo quelle che sono state le soluzioni ingegneristiche, le condizioni paesaggistiche, territoriali delle ferrovie reali per prendere spunto per i nostri lavori. Molto spesso appunto le linee ferroviarie sono state costruite, soprattutto quelle di un tempo, in luoghi, in territori poco favorevoli, e le soluzioni appunto ingegneristiche, architettoniche sono state a volte anche ardite e molto interessanti, e possono essere prese come spunto per i nostri plastici. Cercherò di ripercorrere alcune linee ferroviarie ora dismesse oppure in disuso, abbandonate, con rotaie o senza, proprio per vedere quella che era soprattutto una volta la
la coesistenza tra la ferrovia ed il territorio e le popolazioni. Quindi sarà un modo anche per ripercorrere alcuni momenti storici, per capire quanto la ferrovia sia stata importante nella storia del nostro paese e di alcune zone in particolare, e ovviamente per capire quali sono state le soluzioni appunto costruttive che possono eventualmente essere interessanti per i nostri lavori. Vedremo quindi ponti, gallerie, stazioni, soprattutto appunto di linee abbandonate, che possono essere utilizzate per quello che ci riguarda. Bene, invitandovi nuovamente, se lo volete, si intende, ad inviarmi i vostri lavori. Io non posso fare altro che invitarvi, come sempre, ad iscrivervi al canale, magari cliccando sulla campanella se non l'avete già fatto, e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!